Fra 3 giorni chiude la metropolitana di Salerno. 7.000 cittadini saranno privati di un servizio essenziale. Persone che vengono a lavorare nella nostra città da tante parti della regione, gente che viene da Napoli, arriva alla stazione centrale e poi arriva all'ospedale San Leonardo. 7.000 persone private di un servizio essenziale. E al di là di alcune dichiarazioni francamente demenziali dell'assessore regionale, registriamo la totale assenza della Regione Campania. Ovviamente la domanda va posta al presidente della giunta regionale: dov'è? Che fa? Ma possibile che di fronte alla chiusura di un servizio di questa importanza non dica una parola, sia latitante? È incredibile. Qualcuno dice non ci sono i soldi, è un falso. Per attivare il servizio basterebbe una lettera Trenitalia con cui si inserisce questo servizio metropolitano nel contratto di servizi generali. Trenitalia riceve 150 milioni di euro e con queste risorse si può gestire tranquillamente questo servizio, per il quale il Comune ha già investito 1.600.000 euro per caricarsi i ritardi della Regione. Dunque, si chiude un servizio essenziale per responsabilità di una regione che continua a fare porcherie clientelari. È la stessa regione che moltiplica le strutture amministrative parallele a quelle ordinarie e tutte facenti capo direttamente alla presidenza o al capo di gabinetto, moltiplicando burocrazia, sprecando milioni di euro per stipendi, per gratifiche, per straordinari, offendendo i dirigenti e i funzionari seri della Regione Campania. Siamo in queste condizioni. Vedremo come evolve la situazione nei prossimi giorni.